Lo sapevate? L'idea di Zootropolis venne al direttore Byron Howard in attesa di realizzare un film simile a Robin Hood della Disney del 1973. Essendo un amante degli animali, sperava di realizzarlo dopo lo sviluppo di Rapunzel. All'inizio era solo una sua idea e del suo co-direttore Jared Bush. Il duo fece un'intensa ricerca per molti anni, cercando di realizzare un film differente da molti altri film con animali antropomorfi. L'idea di Howard era di rendere come protagonisti un coniglio e una volpe parlanti, poiché gli piaceva il concetto di cooperazione tra predatori e prede. All'inizio non doveva essere ambientato in una città, ma doveva essere un film di spie, ambientato su un'isola tropicale, dove il duo coniglio-volpe finisce nei guai. Howard però decise di utilizzare come location una metropoli e di abbandonare la trama stile thriller spionistico. Lui e Bush iniziarono a realizzare un mondo e una città abitata solo da animali. Entrambi, con il resto del team creativo, investigarono su come realizzare perfettamente un mondo simile. Le ricerche li condussero a Disney's Animal Kingdom e in Kenya, dove gli animatori studiarono vari animali. I produttori consultarono pure l'Associazione degli Americani Disabili ed esperti di climatizzatori per realizzare una città che potesse ospitare vari mammiferi di ogni dimensione che vivono in climi differenti. Il design di Zootropolis fu influenzato da città come Las Vegas, Parigi, New York e Shanghai. Il team creativo si unì con esperti sull'evoluzione di New York per inquadrare i piccoli settori come Chinatown e Little Italy. Comunque, Zootropolis di sicuro non dà l'idea di una città americana. Howard disse: "Volevamo essere sicuri che ci facesse sentire come una città internazionale e non come un'americana. Fummo influenzati da Shanghai e Hong Kong e ci sono pure influenze europee. Studiammo a Brasilia, la città più moderna del Brasile, fondata nel 1960, nella quale ci sentimmo come vivere nella modernità più assoluta. Nonostante l'impegno del team, il progetto fu estenuante. Capimmo che il 90% degli animali del mondo erano prede e il restante 10% predatori. Queste statistiche le trovavamo interessanti e osservavamo come gli animali interagissero con le altre specie. E da ciò scaturirono un sacco di possibili storie da raccontare." La volpe Nick Wilde, inizialmente, era il protagonista e il coniglio Judy Hopps l'aiutante. La volpe era carismatica, sarcastica, come un tipo irritante e cinico, in modo che la coniglietta sia il suo esatto opposto, ovvero ottimista, creando un certo equilibrio tra i due personaggi. Comunque la volpe protagonista fu rovinata per tutto il film. Howard e Bush volevano concentrarsi sui pregiudizi che gli umani avevano verso le altre etnie, e Zootropolis fu concepita per mostrare ciò. Entrambi gli sviluppatori pensavano che far conoscere Zootropolis attraverso gli occhi di Nick Wilde, il quale la odiava, non funzionava. Così decisero di optare per la visione ottimistica di Judy Hopps. Nick Wilde fu così messo quasi in secondo piano e la protagonista principale divenne la coniglietta. La trama del film fu cambiata nel novembre del 2014 e Howard disse riguardo a questa decisione: "Cosa volete comunicare con il film? Il film parla di pregiudizio, c'è dappertutto, che lo vogliate ammettere o no. Il personaggio perfetto per mostrare ciò è Judy. Lei è innocente, con uno sviluppo incoraggiante e che crede che tutti siano bellissimi. Poi c'è Nick, che conosce la verità su come funziona il mondo e ha contatti con la malavita. Loro due insieme educano gli altri. Nonostante sia stato un grande cambiamento, quest'ultimo funziona meglio." Così il team si impegnò nel rielaborare la maggior parte del film. La Disney decise di ingaggiare il direttore di Ralph Spaccatutto, Rich Moore, per rendere lo sviluppo del film più tranquillo. Gli fu chiesto di aiutare Howard per quanto riguarda il cambio di protagonista e Howard apprezzò l'aiuto. Moore, oltre a dar manforte allo sviluppo, decise di cambiare un pochino il messaggio da comunicare. Per Moore, infatti, il messaggio di Zootropolis era che l'unica persona che definisce chi sei, sei tu. Per Howard, il personaggio di Gazelle rappresenta la vera essenza di Zootropolis, con il suo messaggio: "Se tu ci credi veramente, puoi diventare ciò che vuoi, ma durante il percorso incontrerai molti ostacoli. Quando fu concepita, era una celebrità famosa nella norma, ma il personaggio fu cambiato in uno unico, che parla 6 lingue, molto intelligente e distinto. All'inizio era una cantante molto magra, ma poi, lavorando con Shakira, fu resa più simile a una pop star. Shakira disse: mi chiesero cosa volessi vedere, e gli dissi: per prima cosa, i fianchi, datele più carne." Il team creativo realizzò molti luoghi interessanti da far visitare ai personaggi, ma alcuni non furono implementati nella versione finale del film. Uno di questi era i Wild Times, dove gli animali potevano manifestare la loro natura animalesca,
tipo i predatori, potevano cacciare le prede ma con addosso particolari costumi da predatori. Il team era eccitato da tutti questi luoghi realizzati, ma era un'impresa poterli inserire tutti nel film. Inoltre, credeva di poter realizzare veri set cinematografici di Piazza Sahara, Tundra Town, Distretto Foresta Pluviare e della Contea dei Conigli. Zootropolis rappresenta il perfetto equilibrio tra cast, mondo interessante e storia adeguata. I produttori avevano pianificato di realizzare tutti i luoghi non implementati come contenuto speciale del Blu-ray e dell'artbook del film. Tra le meno convenienti mosse promozionali, la Allied Integrated Marketing, licenziata dalla Disney, sembra essere stata aiutata dalla comunità furry per pubblicizzare il film. Una mail della compagnia, inviata al gruppo Fur Life di Seattle, chiedeva agli adepti di fare foto in costume e poi di postarle sui social con gli hashtag Zootopia o ZooU. Come premio di partecipazione c'erano delle patatine fritte gratis. Per le mail di domande su ciò, la Disney rifiutò di rispondere. Per tutte le macchie di ghepardo hanno davvero assunto una coniglietta? Che storia! È tutto per oggi, vi ringrazio per la visualizzazione. La vuoi smettere di fare ste cose? Di cosa stai parlando? Sto parlando di te, che continui sempre a rubarmi le battute. Sono io quello che deve dire è tutto per oggi, vi ringrazio e bla 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 e queste cose qua. Invece tu, come sempre, ti metti in mezzo. Ma perché dici queste cose? Chi ti credi di essere? Chi sono io? Ma come chi sono io? Io sono il narratore di questi video. Questa è davvero bella. Che te ridi? Perché ridi? Guarda che il vero narratore sono io, tu sei soltanto un avatar. Cosa? Io un avatar? Ma io c'ho la cuffia, c'ho il microfono, sono io che parlo, io... Sei arrivato, tu non sei nient'altro che una rappresentazione di quello che sono, non sei il vero me, sono io che ho dato la voce a tutti quanti gli altri video, sono io che sono la voce narrante, tu non sei nient'altro che un mero simulacro, un qualcosa che ho deciso di far comparire così per dare una specie di volto nuovo o un pizzico di novità nei miei video, è chiaro? Perciò vedi di non montarti troppo la testa perché ti ho fatto comparire, è chiaro? Ma io, insomma, sono... Senti, questo video sta durando fin troppo e la gente non vuole vedere ste scene pietose. Quindi, mi lasci concludere il video in santa pace o non vuoi più comparire nei miei video? No, continua pure, non disturbo più, non mi piace più, lo prometto, però per favore non mi cacciare, per favore farò il bravo, lo prometto. Grazie. Perciò, dove eravamo rimasti? Ah sì, stavo per dire che è tutto per oggi! Vi ringrazio per la visualizzazione! Se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticate di visitare il canale originale. Ci rivediamo a un prossimo video. Ciao!